Scusate ragazzi, scusate, problemi di microfono, cioè nel senso problemi miei che non avevo cliccato sul microfono, scusate, scusate, scusate. Comunque dicevo, come avete visto, adesso partiamo con Outlast 2, proveremo la demo che è disponibile su Steam, su PlayStation 4 e anche su Xbox One. E, alcuni me l'avevano chiesta tempo fa, avevo detto che non so se lo provavo, se facevo direttamente la versione completa, perché Outlast 2, Outlast 1 onestamente mi è garbato parecchio, è stato figo, poi anche questo qui si preannuncia essere un gran bel titolo, quindi mi raccomando, cuffie con volume a palla, luci spente, a meno che, vabbè, io come detto ci ho la lampada rossa per creare atmosfera e soprattutto perché sennò non si vede un cazzo nella cam. Quindi proviamo. Lo so che magari è corta, infatti anche per quello ho fatto un po' più lungo la parte di Dead by Daylight, che comunque alla fine abbiamo fatto un'ora e mezza, non un'ora. Quindi magari finiamo un po' prima, perché effettivamente, ragazzi, ve lo dico onestamente, le live alcune volte cioè mi infogno io con i giochi, però effettivamente poi la mezzanotte, mezzanotte e mezza si fa sentire, anche perché poi la retta alle 7 mi sveglia, quindi si sente la stanchezza dopo una giornata, quindi abbiate pazienza. Comunque partiamo. Play demo. Ok, Massi, che racconta, tra l'altro dovrebbe raccontare gli eventi del suicidio di massa di una setta. Non so chi di voi ha visto magari un documentario o ha letto qualcosa. Ok, momento, scusate un secondo che metto in pausa, che mi era partito lo streaming di sottofondo anche a me. Ok, occhialini pronti, siamo come nuovi, siamo sfrantumati un pochino. La live, ragazzi, finisce appena finiamo la demo di Outlast 2. Stiamo gattonando, ok. Ok. Lynn! Vabbè, ci si vede anche così, dai. Su, via. Ok. Visivamente è figo. Spero che riesca a rendere l'idea. Ma che fa? Bussiamo, sfonda la porta. Ah. No, eh. Proseguiamo giù. Grazie a Nico per la donazione. Grazie mille, Nico. Ti ringrazio. Occhio ai cactus. A proposito di cactus, qualche volta ci possiamo fare anche una live e tornare su Garden Warfare 2. Così. Aspetta che qua si vede una sega. Lì c'è un po' di sangue. Qui anche. Si sentono voci inquietanti. Eccolo lì, un uomo. Ma io posso andare tipo contro l'uomo o si incazza? Intanto controllo un po'. Sì.
Ecco, adesso non c'è più il buon uomo. Comunque una cosa, ragazzi, siccome adesso questa sera stiamo facendo giochi che hanno una... sono un po' scuri, voi fatemi sapere se si vede bene. Possiamo? Mazza, è soggettone. Prendiamo la batteria. I tasti, vabbè, ce li dirà lui strada facendo, presumo. Così ci nascondiamo, però vabbè, al momento non credo che ci possa servire il nascondersi. Ok. Vabbè, andiamo, dai. Aspetta. Così mettiamo la... così zoomiamo, se non ci fossero domani. Vabbè, questa la utilizziamo quando dobbiamo... vedere tipo al buio, che è più comoda come cosa. Ci sono un po' di... sentono dei rumori qui dentro. Posso entrare? Ah no, dobbiamo aprire la finestra. Corpicciono che vola via. Posso entrare? Aspetta. Scusi. Potrebbe entrare. Ah, ok, si era un attimo impallato, scusate. Ah, ok, no, no, vabbè, ogni tanto, come detto, mi fermo per vedere un po' i vostri commenti, per capire appunto se si vedeva decentemente o meno. E vediamo di aprire anche qui. Vabbè, questa è la porta d'ingresso, quindi onestamente non ci interessa più di tanto. Cioè, avete le cuffie? State andando con le cuffie con volume a palla? Infatti ditemi se magari urlo un pochino, perché come detto c'ho il volume a palla pure io, quindi non sento la mia voce. Andiamo. Aspetta che qua non vedo un cazzo. Sta finendo la batteria, però possiamo ricaricarla, visto che abbiamo trovato anche una pila. Una su 8, tra l'altro, quindi ce l'eravamo portata e sta registrando a 50 megabyte al secondo, 1000 full HD. Qua si vede? Sì, si vede. Qui c'era probabilmente un altare tipo sacrificale, ma sembra più una culla di un bambino, una via di mezzo. Comunque. Aspetta, qua l'accendiamo, che qua non si vede veramente niente. Qui forse sì. Infatti sì. Infatti sì. C'è anche un cavallino e un pozzo con delle altalene. Le altalene, un classico. Possiamo investigare? Sì, però... c'è una lingua che ci ha slinguazzato. Giustamente, il suo mestiere. Passo di qua. Guarda là la batteria come si consuma. Attenzione. Vada, vada. Secondo me questo, ragazzi, sono quei giochi che... con un visore VR sono una figata. Mi metto un po' più in qua, che forse sono decentrato. Abbiate pazienza. Mi ero messo più comodo perché per la tastiera ve lo metto così. La cosa che vedete dietro di me, vabbè, sono i suoni della macchinetta. Si è vista un'ombra, tra l'altro. Prendiamo l'altra pila. Possiamo prendere la pila. Mi dica che ce la fa. Ok, perfetto. Ci siamo ritrovati in una scuola, tra l'altro con delle risate inquietanti. CD, floppy, disk, fazzolettini. Andiamo di qua, non è vero, è chiusa. Il V-Sync, se non sbaglio, è attivato, però c'è qualche sfarfallio. Vabbè, c'è da dire che è una demo, quindi
ci sta come cosa. Queste presumo siano chiuse, non lo so. Se sono le 6:20 e passa, 6:20 e qualcosina. Questa probabilmente era la scuola della Sessi. Ho visto qualcuno passare, ma io non posso entrare. E si faccia un'altra risata. Che fa madre. Cos'è questo? È di Jessica? Vediamo. Non si apre? Non spara fuori qualcosa? Non spara fuori niente. Per il momento. Vabbè. Era un ombre, un'ombra, sì. Penso di sì. Scusate, ma è tutto chiuso? State a fa' apposta. Dove cazzo vado? Qua è finita la strada. Con queste risate malvagie. No, qua non posso. Ah, ok. Posso? C'è una pila, c'è una pila. Mi scusi, non sento niente con sti cazzo di cassetti maledetti. Che cassetti? Gli armadietti. Sta finendo la batteria. Penso di dover a questo punto ripassare da dove siamo venuti. Ok. Secondo me era lo stesso della lingua, perché abbiamo visto che ci ha provato. Ricarichiamo, va, effettivamente. Comunque, qui ci sono delle luci in più che prima non c'erano. Ci sono delle immagini di bambini. Questo è stato dato a Jessica. Questo sarà un tema, un qualcosa. Un compito di Jessica, non lo so. Aspettate che... Ma ste cazzo di ombre di ragnozzi. Qui c'è il parquet. Aspetta, stavo cercando di aprire. Ah, era tirare, non spingere, come capita di solito. Ogni volta che vedete qualche porta dove c'è scritto tirare o spingere, in automatico fate l'opposto. Sempre così. Scusi, chi era lei? È in automatico. Voi capite che è tirare o è spingere, ma lo fate comunque al contrario. Controllo sempre dal lato opposto, perché non si sa mai se è impiccato qualcuno. Aspetti, arrivo subito da lei. Nel frattempo io spippolo. Ah, possiamo... No, ho sbagliato, scusate, mi sono nascosto a cazzo di cane. Non c'è più, ma scusi, che fa, nascondino? Sono passati pochi minuti, qui c'è del fumo nero che onestamente fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, però... Cos'è questa violenza gratuita? Dagli una testata, una testata! Dov'erano le... Aia. Aspetta. Scusi. Salve. Buon lavoro. Le dispiace? No, sì. Scusi, arrivederci. Arrivederci. E che fa? Ci segue? Secondo me qua conviene che cedamo tra i campi. Per quanto... Scusi. Se sono cazzati qua. Aspetta. E... lo so che sono esausto, ma che cazzo devo fa? Mezza alle pannocchie. Andiamo di stealth anche qui. E... però dove... Cioè, posso andare via in qualche modo o comunque... Qui c'è un edificio. C'è anche una pila in realtà. L'edificio però non ha... Che ci nascondiamo dentro al barattolo? Aspetta, fatemi capire se ci stanno venendo a prendere. No, ci ha visto. Questo non è proprio un'azione stealth. Mi scusi, salve. Mi scusi. Lo so, è stata un po' una pirlata. Lo so.
ma in realtà non l'avevo visto perché lui è l'unico che non ha la torcia, sto figlio di zoccola. Io la richiudo la porta perché stavolta ce la facciamo, ce la facciamo. Non è vero, non è vero. Ci siamo nascosti un po' da pirla in realtà, Abbiate pazienza se al momento non vi sto leggendo tantissimo, ragazzi, però è un gioco dove ci sono ben pochi momenti di pausa e di certo questo non è uno di quelli. Che cazzo ne so, io mi rifaccio la strada. Aspetta. Sta cazzo di torcia. Cazzo. Sì, capire però dove devo andare magari sarebbe anche utile. Da qua? Grandissimo, con quanta leggiadria. Aia. 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 No. Non vedo un cazzo, scusa. Allora, la... Aia. Aia. Ma non vedo niente, dove cazzo vado? Scusate. Secondo me abbiamo sbagliato strada. Cioè, siamo saltati qui, ma non è stata sta grande idea. Aia, e basta! Mi sta rintronando. Salve, salve. Non lo so, io vado lì. Anche se ci abbiamo... Aia, sta andatura un po' così. Un po' pericolante. Vai così, derapa, derapa. Aia, defascia proprio. Gli occhialini. Salve. Ah, nei coglioni. Aia. Aia. Secondo me fa malissimo. Ma no, ma che, quanto cazzo è durata? Capito che dura poco, ma troppo poco. Con sta randellata crivellata sui maroni abbiamo finito questa demo così, in un attimo. E questo è quanto.